Dunque, l'illustrazione in realtà è già contenuta nell'illustrazione della delibera stessa, perché ho spiegato i motivi che ci hanno spinto poi a portare in aula questo cosiddetto maxi emendamento. Volevo solo rassicurare con l'occasione anche il collega Pelonzi, che è preoccupato dei diritti acquisiti delle imprese esistenti o che hanno progetti sul territorio, che in realtà sono fatte salve, come citato, dalla 150 del 1942, è citato sia in delibera che nel maxi emendamento. Gli uffici poi, ci tengo a specificare, la delibera non è una variante urbanistica, ma è un atto che impegna gli uffici, che poi lavoreranno ad una maggiore definizione di quello che sarà e di quelli che saranno tutti gli atti propedeutici poi alla variante urbanistica. L'intervento di Pelonzi, devo dire, mi dispiace perché l'ho sentito l'altro giorno parlare in occasione del Consiglio straordinario sullo stadio, della salvaguardia, della messa in sicurezza del territorio, e però oggi manca nel manifestarsi a favore di una messa a tutela di un territorio particolarmente ferito. E percepisco, insomma, dalle sue dichiarazioni che ci sia una effettiva poi contrarietà alla messa a tutela tramite una delibera, che è nient'altro che un indirizzo agli uffici e un impegno, ripeto ancora una volta, alla messa a tutela di un territorio.